volontà della famiglia feudale, e come potete vedere mantiene una struttura completamente laica, quindi non diresti che era un edificio che faceva beneficenza di quei giorni. In realtà era sottoposta a due tipi di autorizzazione, una autorizzazione del barone feudatario e l'altra del vescovo di Avellino. La porta che vedete qui è l'originale, perché dovevano venire due impiegati da Avellino e due nominati dal barone per aprire questa porta. Allo stesso tempo, con chiavi diverse, ognuno deteneva la sua chiave, aprivano la cassaforte che era all'interno. Questa è la lapide che lo ricorda. Naturalmente l'unica cosa che ci ricorda che c'è un'opera via è quell'affresco che adesso sta scomparendo, che era una Madonna della Pietà. Potete vedere anche i buchi dove erano infisse le grate, che erano praticamente completamente fortificato, impenetrabile. Anche dall'altro lato c'erano una serie di tre grate addirittura per ogni finestra. Perché era concentrato come quello che stava ad Avellino. La chiesa di Costantinopoli, dove ancora si conservava un forziere, che io mi ricordo, sì, ma non so che fine ha fatto. No, portano quando fanno la festa della Rosa. Meno male. E qui analogamente c'era questo. E praticamente finché non avvenivano questi impiegati, due da Avellino e due di Prada, il monte non funzionava e aveva una cadenza per tre volte a settimana per concedere il prestito sul pegno. Questa davanti che vedete adesso è, e spero che la ribattezzeremo così, la piazza dell'università, perché qua si riunivano tutti i capi famiglia di Prada dall'epoca medievale al suono di questa campanella. Qua venivano prese le decisioni più importanti. Come vi raccontavo poc'anzi, è abbastanza singolare il caso di un edificio completamente civile di fronte a quello che rappresenta il potere feudale, perché questo è l'ingresso del palazzo baronale. Dovete pensare però ai rapporti distesi fra la famiglia feudale e gli abitanti del borgo, perché vedete qua non c'è nessun, a parte questo portone, non c'è nessuna limitazione, non c'è portiere, non c'è torri, non c'è niente, era completamente aperto. Completamente, dovete pensare che poi qua è un caso abbastanza unico, forse l'unico in Italia, di una signoria che proveniva dalla Repubblica di Ragusa Dubrovnik, cioè il feudatario di Prata era singolarmente, ed è stato a volte, capo del governo di una repubblica straniera e allo stesso tempo vassallo del re di Napoli. Questo l'ha messo in una condizione particolare rispetto agli altri feudatari della zona. L'altra cosa è che era una famiglia molto ricca e che aveva investito solitamente quasi tutto il commercio napoletano, veniva effettuato su navi ragusee, per cui dovete immaginare quali erano i tipi di introiti. Addirittura la Repubblica arrivava a oltre 30.000 ducati di traffici col Regno di Napoli, era importantissimo. Anche a livello di decorazioni, che poi vedete dall'interno, hanno questi richiami di ambito cittadino. Questo è il portone, il portale, il portone che vedete è completamente settecentesco, tranne la rosta, con queste immagini che gli abitanti di Prata nelle leggende dicevano che era praticamente, c'è una leggenda antichissima che racconta dello Ius Prime Noctis, dell'uccisione del barone, che raccontavano che praticamente uno dei vassalli si travestì da sposa e uccise il barone. Questa immagine ricordava molto questa testa di sposa e ricordava un po' quella che era un modo di libertà della comunità di Prata. In realtà c'è una sovrapposizione tra quello che era il potere dell'Università di Prata e quello del feudatario. E tutto veniva svolto qui. Andiamo all'interno. Ah, perdonate un attimo solo. C'è quella lapide. Questo. L'edificio è stato donato nel 1925 dalla famiglia di Marzo, i cui arredi infatti sono nella villa di Avellino del palazzo. Questo che vedete è il fornice della porta medievale, questa è la porta della terra che dà nel quartiere medievale di Prata, che è rimasto cristallizzata alle forme post del terremoto del 1980. Non ci scenderemo, spero non domani ci riusciremo a scendere, perché è abbastanza pericoloso perché molti edifici sono inagibili, ma dovete immaginare per quello che era, è rimasto tutto così, per cui troverete un blocco, un monolite di pietra tufacea, tutti edifici in tufo. La cappellina che vedete immediatamente sotto l'arco è in realtà una chiesa dedicata a San Michele, e poi vi farò vedere un'altra cosa che scopriremo all'interno, che è un passaggio segreto fra il palazzo e la cappella. Era dedicato un tempo a San Nicola ed era sottoposto ai virginiani per un lungo periodo, all'inizio del 500. Dopodiché è diventata cappella gentilizia del palazzo e è stata dedicata anche a San Michele. Adesso entriamo. Sì, c'è una lapide del restauro degli anni di guerra del fascismo.